cari amici di YouTube, bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà sui prodotti terminati. È tanto tempo che voglio fare questo video, quindi vedrete tante cosine sia di beauty che anche prodotti per la casa. Prima di iniziare a farveli vedere, ci tenevo a dirvi che tutto quello che vi mostrerò è stato acquistato da me. Non mi hanno mandato niente, non è un video sponsorizzato, non è un video in collaborazione, questo ci tenevo a dirlo. E adesso iniziamo subito. Il primo prodotto che vi voglio mostrare che ho terminato è questo qui, è il Body Butter Black Honey. L'ho preso durante la mia vacanza a New York ed è una crema fantastica. Se la trovate fatene scorta, perché come crema è veramente eccezionale, perché il risultato sulla pelle è fantastico. Andiamo avanti, quindi questa sì la ricomprerei. Un'altra crema corpo è questa qui, sempre comprata durante il mio viaggio a New York, ma credo che questa sia reperibile su Amazon. È una crema fantastica, ma non come quella di prima, per cui non lo so se la ricomprerei, cioè se ne vale la pena che la trovo a un prezzo accettabile la ricomprerei, ma se la devo strapagare perché non si trova in Italia, no, può essere sostituita da una semplice crema che si può trovare qui in Italia. Ho finito tra virgolette, perché poi ce n'è solo una, questa maschera, e devo dire che mi è piaciuta tanto. L'unica cosa è che se voi lo utilizzate più dei 15-20 minuti sconsigliati, dopodiché vi brucerà il viso, quindi ma questa è stata una colpa mia, perché mi sono messa a parlare al telefono e ho dimenticato di toglierla e poi mi è diventato il viso rosso, ma l'avevo tenuto, come vi dicevo, oltre i 20 minuti. La ricomprerei? Sì, perché no? Il sapone per il viso, devo dire che non è male, è veramente grazioso. Lo ricomprerei? Non lo so, perché come vi ho sempre detto, io non riesco a rimanere legata per tanto tempo a un prodotto. Ragazze, credo di aver perso il filo, ho ricevuto durante questo video 4 telefonate e quindi ho dovuto interrompere 4 volte il video. Altro prodotto che ho terminato, che mi piace molto, è questo qui, è un deodorante per le ascelle, Breeze Profumo Donna 205, è fantastico, lo ricompro, questo è uno dei prodotti che ricompro, però a distanza di tempo. Se non l'avete provato, provatelo, perché oltre a essere un deo, si sente anche molto come profumo, e certe volte non c'è bisogno di mettersi il profumo, basta solo lui. Non assolutamente non mettetelo quando vi siete depilate le ascelle, perché vi fa morire, è molto alcolico, quindi morire. Il deodorante dei Provenzali Bio all'aloe, no, non lo ricomprerei, non mi piace. Mi dà quando lo spruzzavo mi dava quel senso di appiccicaticcio nelle ascelle che non mi piace. Cancellare Garnier, questa se non ricordo male è per pelli sensibili, no, non la ricomprerei perché non mi piace come strucca, e ho trovato dei prodotti che sto utilizzando per cui mi trovo molto meglio, quindi no, non la ricomprerei. Shampoo della L'Oreal Evive, devo dire che è un ottimo shampoo, l'ho preso con lo sconto, però non è uno di quei prodotti che mi ha legato a sé, quindi non so se lo ricomprare. È uno shampoo al cocco che costa 2 soldi, però io non lo utilizzo come shampoo, come prodotto pre-rasatura. O meglio, io applico questo shampoo nelle gambe, poi mi passo il rasoio sulle gambe e in questo modo riesco ad utilizzarlo e mi piace. Però non ha
per niente degli inci buoni, quindi questo non lo ricomprerei. Idra all'argan, buonissimo. Questo l'ho già ricomprato nella versione full size, perché questa è quella piccolina da palestra, da viaggio, da portare con voi. E devo dire che mi piace veramente tanto, e quando andate di fretta e non avete tempo di applicarvi la crema, vi lascia la pelle morbida senza seccarla, quindi questo sì, lo ricomprerei. Detto che ho terminato, è questo qui della Guerlain, che è Super Acqua Cream. Questo di qua è un prodotto che ho comprato alla Rinascente a Palermo. Devo dire che quando vivevo a Palermo l'ho odiato questa crema, perché era pesante, grassosa, forse per il tipo di posto dove mi trovavo non andava assolutamente bene. Quindi vale sempre la regola, non fidatevi mai delle commesse. Me l'ha consigliato una commessa, ma con me non ci ha beccato. Però siccome costa molti soldi, ho deciso di non buttarla, e quindi la mettevo nelle mani o nelle braccia, e quindi ne facevo questo utilizzo, anche perché ne basta veramente poco. Adesso che mi sono trasferita in un'altra città con un altro clima, mi piaceva veramente tanto, però no, non la ricomprerei perché trovo il prezzo esageratamente eccessivo. L'ho già sostituita con una crema che si può reperire da acqua e sapone, e i risultati sul mio viso si vedono già da subito. Quindi no, non la ricomprerei, ma non perché non è un buon prodotto, ma per il prezzo. Ho finito l'acqua alle rose, io la uso la sera come tonico per rinfrescare la pelle. Questo è un prodotto che sì, ricomprerei, anche perché ha un prezzo accettabile e il risultato sul viso si vede subito. Ho finito questo balsamo dell'Elvilm, che questo è al 6 microoli di fiori preziosi. Allora, questo è un balsamo veramente straordinario. Io l'ho utilizzato molto quando avevo i capelli lunghi. Adesso che ce l'ho corti, non sento l'esigenza di utilizzarlo, per cui non lo ricompro solo perché ho tagliato i capelli, ma se avete i capelli lunghi ve lo straconsiglio, sia lui in abbinamento shampoo e maschera, vi ritornano dei capelli stupendi. Un prodotto che adoro e che non ricompro più per il prezzo è questo qui. Questo è il mio contorno occhi preferito, adoro applicarla la sera come maschera, ne metto tipo un quintale. E l'indomani il risultato è eccezionale, però è esagerato, 25 euro, mi ricordo quanto è, 28 euro un contorno occhi. Ne ho trovato uno molto più economico, quindi no, non lo ricomprerei, anche perché dove vivo, questo l'ho comprato durante il mio viaggio a Venezia direttamente in negozio, e quindi dove vivo non c'è uno store, per cui ho bisogno solo di questo e quindi compro questo. Devo andare su internet e fare una spesa di 45 euro per avere le spese di spedizione, sennò questo di qua mi costerebbe un botto con le spedizioni, quindi no, solo per questo motivo. Avanti. Ho terminato, o meglio, Jodie ha terminato questo sapone che consiglio a tutte le mamme. Questo è uno dei tre saponi che io utilizzo da quando è nata Jodie. Non mi hanno dato mai problemi, e poi li alterno in base agli sconti che ci sono. Quindi questo è un buon sapone, per cui io lo compro, lo ricompro e lo ricompro. Non ha parabeni. E questa è della Io, della Trudy. È un sapone delicato e non ha parabeni e fenoxetanolo. Questo non ce l'ha, quindi se cercate un sapone per il vostro bimbo che non costi tanto e che abbia buon inci, questo di qua è perfetto. Allora, per quanto riguarda i prodotti di beauty, abbiamo terminato. Adesso passiamo velocemente ai prodotti. No, c'è l'ultimo, avevo dimenticato. Allora, mi è finito di equivalenza il profumo 058. Ragazze, è un profumo eccezionale.
Adoro questo profumo, me lo sniffo dalla mattina alla sera, sapete che io non sono legata ai profumi, ma questo di qua lo ricomprerò nel formato 100 ml perché mi piace da morire. Andatelo a provare, è un profumo primaverile, fresco, floreale dello 058. Quindi terminato, passiamo immediatamente alla casa. Il primo prodotto che vi faccio vedere è questo qui, è un detersivo per il bucato della linea Feeling, quindi è una marca così. Quindi un giorno ho deciso di provarlo perché ho sentito l'odore e mi è piaciuto l'odore, quindi volevo vedere il risultato sul bucato. Non è un granché, ma per il prezzo che è, ogni tanto se volete cambiare potete utilizzarlo, però io non lo ricomprerò. Poi questo qui, Dual Power, della linea Dual Power. Io adoro molti prodotti, questo per i vetri è veramente grazioso, però no, non lo ricomprerò perché ne ho trovato un altro che soddisfa meglio le mie esigenze di pulizia. Però questo è un buon prodotto. Un altro prodotto è la candeggina spray della Dexal, questa se non ricordo male l'ho presa all'Eurospin. E non mi piace, non per la pulizia e l'efficacia, ma non mi piace per l'odore, quindi non lo ricomprerò perché l'odore non mi piace. Detergente BC per pulire il bagno, no, non lo ricomprerò in questa profumazione. A me piace la gialla, mi piace da impazzire agli agrumi, per cui non la ricomprerò solo per la profumazione, ma l'effetto, l'efficacia e le pulizie sono fantastiche, quindi se non ricordo male costa solo 1 euro. Sì, l'ha trovata alla Lidl, per cui non in questa fragranza, ma la ricomprerò nella fragranza mia preferita, che è agli agrumi. Ultimi due prodotti e basta, ve lo giuro. Allora, Rio Boom Boom è un ottimo prodotto, sapone di Marsiglia. Io lo utilizzo sia per la cucina che per il bagno e mi piace veramente tanto, e si può utilizzare anche per i capi. Per cui sì, se lo ritroverò in offerta lo ricomprerò. Ultimo prodotto che vi faccio vedere è che sono legata da quando è nata Jodie, ho sempre lavato i suoi vestiti con questo prodotto, per cui sì, lo ricomprerò. Non ha mai dato problemi di allergia alla mia bimba, per cui è un prodotto che vi consiglio. Bene ragazze, questi erano i miei prodotti finiti. Mando un bacio grande, a presto, ciao!